e finalmente bentornati, anzi benvenuti in questa nuova carriera. La nostra, la mia, fate voi, carriera su FIFA 19. Mi fa strano anche dirlo perché siamo, se volete, in ritardo o quello che vi pare. Fatto sta che è un momento bellissimo. Today is the day. Non era neanche il trailer il momento in cui psicologicamente pensavo sì, la sto iniziando. Adesso ci sto pensando e siamo pronti con la maglia del Borussia, ovviamente, ci mancherebbe, nel menu della carriera con già la competizione, il torneo estivo, insomma, quindi l'European International Cup, che ci vedrà in un girone composto da Borussia Dortmund per l'appunto, e poi Athletic Bilbao, Everton e Arsenal. Avete visto in alto a destra anche il girone di Champions League, che è il gruppo A. Giocheremo contro l'Atletico Madrid, campione, avendo vinto, diciamo, d'Europa, avendo vinto la scorsa Europa League, e poi anche la Supercoppa Europea contro il Real Madrid per 4-2 qualche mese fa. Ragazzi, con molta calma adesso ci mettiamo comodi perché questo è il primo vero episodio, e quindi la cosa bella di questa nuova modalità di YouTube è che ovviamente voi potete commentare in live, no? Cioè non tutti i video, scelgo io quali, questo ad esempio sì, quindi potete già darmi consigli che io poi mi leggerò successivamente, potete interagire tra di voi e quindi divertitevi. Nel frattempo vi ricordo anche di passare da OneFootball utilizzando il link che trovate in descrizione. OneFootball, che è la migliore app secondo me di riferimento sul mondo del calcio, e quindi ve la consiglio, ma credo di non essere l'unico, perché immagino che la conosciate già, ma se non la conoscete tutti, appunto, scaricate. E poi Divise Calcio Top, sempre qui sotto in descrizione. Si tratta di un sito di magliette già abbastanza scontate, di massima qualità, ad esempio questa qui, che però con il coupon hashtag Marconi potrete sfruttare ancora di più, perché oltre a magliette, completini, tutte, quello che volete, avrete una seconda maglia gratis. Quindi ovviamente che cosa aspettate? Guardate in descrizione, anzi no, aspettate, prima godetevi questo episodio qui. Iniziamolo, andiamo subito in ufficio e vediamo che succede. Questa è importante perché per quanto riguarda l'aspettativa della stagione, fama del brand, far crescere quindi la popolarità del nostro club, successo in patria, e quindi c'è l'intenzione di vincere la Bundesliga. Ecco, questo è un tasto che voglio toccare, perché in molti mi hanno detto: ma il Borussia è già una squadra molto forte, perché vai con il Borussia? Io ho risposto, uno, perché non sono mai stato il classico youtuber che è partito con piccole squadre facendole poi diventare gigantesche, ad esempio il Parma che vince la Champions, no, non sono mai stato io. Anche la stessa Roma è una comunque grande squadra, magari meno del Borussia, meno blasonata, ma neanche troppo, parliamoci chiaro. Detto questo, il Borussia quest'anno è una bella squadra, ma anche molto incompleta secondo me. Il che vuol dire che in questo mercato qui sicuramente non andremo a smantellare, a rimontare la rosa particolarmente, perché non voglio esagerare comunque per tenere un equilibrio totale. Fermo restando poi che su FIFA 19 è molta difficoltà a giocare, quindi piano piano ci prenderò la mano. Giocherò a leggenda, questo anche ci tengo a dirlo. Ho visto che hanno inserito una modalità, se non sbaglio, Ultimate può essere, o comunque insomma una modalità della Madonna difficilissima, che però ancora non ci ho mai giocato, quindi continuiamo con leggenda, anche perché già ho delle difficoltà lì. E allora direi che prima di concentrarci sul calciomercato faccio partire questo piccolo montaggio di quello che sarà il torneo precampionato della prima stagione, e poi capiremo insieme che cosa va sistemato. Andiamo dentro con i match. Bacione. You can be my guiding light. L'avventura di Federico Marconi sulla panchina del Dortmund parte dall'Inghilterra, parte contro un inglese, ovvero l'Everton, nella prima giornata dell'European International Cup, con questo modulo qui, il 4-2-3-1, che aveva fatto le fortune del tecnico nella precedente esperienza romana. Ed effettivamente la squadra tedesca parte bene anche oggi, addirittura trovando il gol del vantaggio praticamente subito, dopo 11 minuti, con il giocatore in possesso di palla, il 10, Mario Götze, che dopo lo scambio con Kagawa lascia partire un sinistro che non lascia scampo all'estremo difensore. Un gol bellissimo, quello dell'ex trequartista del Bayern Monaco, cresciuto qui a Dortmund. Con il Dortmund ha giocato anche una finale di Coppa dei Campioni proprio contro i bavaresi. Insomma, ottima partenza di un Borussia che, per la verità, in questa partita dominerà per tutti i 90 minuti, creando tanto e trovando poi nel finale, e solo nel finale, il gol del 2-0 con il subentrato Philip al posto di Paco Alcacer, che dovrebbe essere in questa stagione l'attaccante titolare del Dortmund. E quindi è 2-0, partita a questo punto chiusa, e proprio per questo motivo la squadra di casa, tra virgolette, di oggi, quindi il Dortmund, si rilasserà nella finale, prendendo gol praticamente all'ultima azione, a recupero praticamente finito, con Bernard che batte Burki accorciando le distanze, ma il tempo è chiaramente finito, perché la prima gara del girone la vince il Dortmund, la vince per 2-1, e quindi 3 punti per Marconi, che parte bene, così come 3 punti nella prima giornata li ha fatti anche l'Arsenal, che sarà il prossimo avversario nella seconda giornata appunto di questa
European International Cup, si gioca all'Old Trafford per la seconda volta dopo la sfida contro l'Everton, e si gioca contro un'altra inglese per l'appunto, un'altra squadra come il Dortmund che ha un nuovo tecnico in panchina, trattasi di Emery, e a partire meglio sono proprio i Gunners che trovano il gol del vantaggio al 14esimo con questa palla verticale, esce ma non esce benissimo il secondo portiere Mitz e allora lo batte Lacazette con questo destro che avete visto preciso all'angolino, partita che sarà scoppiettante, ve lo preannuncio, perché il Dortmund creerà qualcosa ma subirà anche in contropiede delle occasioni. Bisognerà aspettare il 35esimo per un gol, peraltro molto bello, propiziato dall'assist di Sancho, il giovanissimo Sancho che la mette dentro, la rovesciata non balisticamente perfetta, perché rivedremo anche da replay, ma è comunque un gran gol, quello di Paco Alcacer, eccola qui, rovesciata, praticamente cicca quasi il pallone, ma lo cicca quel tanto che basta per metterlo alle spalle del numero 19 dell'Arsenal, e quindi risultato che torna in parità, ma neanche tempo di festeggiare, perché l'Arsenal torna dalla parte opposta con Torreira, il suo doppio passo, il suggerimento e poi l'assist per il giovane Smith Rowe, che deciderà la partita con questo gol del 2-1, peraltro molto bello, anche se batte il portiere sul suo palo, e attenzione a questi gol che su FIFA 19 si prendono spesso. Come detto, purtroppo a decidere questa partita sarà il 55, perché il Borussia proverà a tornare e a rimontare nuovamente senza riuscirci, perché dopo 92 minuti è 2-1 per l'Arsenal, quindi si ferma a 3 il Borussia, vola a quota 6 la squadra di Emery, e a questo punto nell'ultima sfida del girone, ovvero quella contro l'Athletic Bilbao, Marconi è costretto quantomeno a non perdere per passare il turno e qualificarsi alle semifinali di questa competizione. E ne approfitta anche per continuare a cambiare, a provare vari giocatori. Avevamo visto il portiere di riserva, ma soprattutto un modulo diverso contro l'Arsenal. Si torna con l'11 praticamente che aveva affrontato all'esordio l'Everton, e i risultati si vedono, perché al 35esimo come contro l'Arsenal arriva un altro gol, tanto per cambiare, indovinate un po', sempre in rovesciata, questa volta l'assist lo fa Royce, e questa volta la balistica di questa rovesciata è perfetta, segna un altro attaccante, il terzo attaccante utilizzato da Marconi in 3 partite, ovvero Isak con la maglia numero 14, il giovanissimo attaccante del Dortmund, che a differenza di Paco Alcacer la prende benissimo, rivediamo qui dalla telecamera dietro la porta, sblocca il risultato, è un Borussia che crea, è un Borussia che ha fame, è un Borussia che trova anche il 2-0, ancora Mario Götze che vuole propiziarlo, l'assist e poi il destro da parte di Witzel. Se il primo gol era bellissimo, questo lo è altrettanto, perché non è semplice, è vero che quella era una rovesciata, ma qui come avete visto calcia praticamente di controbalzo, il replay ce lo mostrerà nel migliore dei modi, Götze è sempre più protagonista intanto di questo Dortmund, come l'avete visto in queste partite, qui un assist elegante perché lo fa col tacco alzando il pallone, poi Witzel non lascia scampo all'estremo difensore basco, e allora è Borussia 2 e Athletic 0, questa volta non c'è distrazione nel finale e quindi non c'è il gol della squadra spagnola, finisce 2-0 con l'esultanza di Marconi che applaude per il gol del suo centrocampista, e quindi Borussia che passa il girone convincendo, evidenziando anche dei problemi, perché è evidente che sia così, perché è evidente che delle cose andranno messe a posto, ma intanto si va in semifinale. E dunque questi erano i gironi. Allora, che cosa è emerso dopo questa fase a gironi che comunque abbiamo superato? Infatti affronteremo le semifinali contro il Benfica. È emerso che, allora, io li ho provati un po' tutti, la squadra è molto lunga ma ci sono, come pensavo, delle imprecisioni. Intanto il modulo l'ho cambiato poco, nel senso che era un 4-2-3-1 largo, è diventato un 4-2-3-1 stretto. In fase difensiva andremo a pressare i portatori di palla, ma principalmente ripiegando molto all'indietro, con un'ampiezza squadra neanche troppo sviluppata, quindi squadra abbastanza stretta. Dopodiché in fase offensiva il nostro primo, la prima tattica diciamo, no? È quella di attuare una manovra molto veloce con un'ampiezza squadra un po' più larga, e di conseguenza poi anche tanti uomini portati all'interno dell'area di rigore avversaria. Un buon Borussia, perché le due volte che ho provato questa tattica abbiamo vinto, l'unica volta non l'ho provata abbiamo perso contro l'Arsenal, anche se lì chiaramente era un avversario superiore alle altre due che abbiamo affrontato. Detto questo, allora, ci sono arrivate anche delle offerte oltre a un premio torneo molto piccolo, questo Toljan, che noi evidentemente abbiamo in squadra, non me ne ero neanche accorto, e questo vi fa capire quanto possa essere interessante questo giocatore. Potrei anche pensare di accettare a questo punto questa offerta, o magari vediamo un po', sì dai, possiamo accettarla senza problemi per quanto riguarda Jeremy Toljan o Toljan, pardon per la pronuncia. Per quanto riguarda Pulisic, ce l'ha chiesto l'Arsenal, non a caso dopo la sfida dell'European International Cup
che abbiamo giocato. Io però qui dico assolutamente no, Pulisic non si muove perché è un giocatore molto interessante sul quale punteremo molto. Quindi questa era per farvi più o meno una panoramica. Dopo tre partite ci stava, insomma, era doverosa. La Juve vorrebbe Guerreiro, che però non partirà mai dal Borussia, perché il titolare, per carità, è Schmelzer, almeno di partenza, però sono sicuro che Guerreiro potrà rubargli il posto tranquillamente. Quindi no, non si cede, resta qui. Sono altri quelli che potenzialmente potranno lasciare Dortmund. Per il momento la formazione potrebbe essere questa qui, perché c'è Burki in porta, Akanji le ha giocate tutte, è stato l'unico al centro della difesa a giocarle tutte, cioè, anzi no, l'unico in squadra a giocarle tutte, tutti 270 minuti. Piszczek a destra, attenzione, perché c'è questo Hakimi che è molto interessante, quindi ci sarà un continuo ballottaggio tra i due, anche perché Piszczek ormai comincia ad avere un'età abbastanza avanzata e quindi potrebbe perdere il posto più avanti. C'è Toprak che non era titolare inizialmente, ma ha fatto molto bene, quindi gioca lì Schmelzer o Guerreiro. Momentaneamente Schmelzer è ancora un passettino in avanti. E poi il centrocampo è un ruolo in cui noi abbiamo tanti giocatori in realtà. Però capiamo bene questa situazione, perché Weigl, che qui non è neanche tra i convocati perché non trova, non c'è spazio più che altro tra i convocati, è molto interessante. Ha giocato l'ultima partita contro l'Athletic Bilbao. Delaney molto bene, benissimo Daoud. Però chiaramente ci sono Witzel e Götze, non è semplice rubare il posto a questi due, perché poi alla tre quarti c'è Kagawa, anche se in questo ruolo mi servirebbe qualcuno, perché Götze è adattabile, Royce è adattabile, ma un trequartista vero e proprio al posto di Kagawa non ce l'abbiamo. Poi Pulisic a destra, perfetto, poi davanti Paco Alcacer, o attenzione, perché qui la prima riserva davanti sarebbe Philip, che però non mi ha convinto particolarmente quando ha giocato, e allora lo faccio qui assieme a voi, dentro Isak o Isak, che ha giocato e ha segnato anche in rovesciata, splendido gol contro il Bilbao. Per il momento la situazione è questa, ovviamente ve l'ho detto, ci serve un trequartista. Io prenderei anche un altro centrocampista, magari facendone partire uno, perché ne abbiamo molti con caratteristiche simili, sinceramente. Magari uno tra Delaney e Weigl potrebbe anche lasciare, perché non Daoud, perché mi ha proprio dato sensazione di sicurezza. Tra i due, magari Delaney e Weigl anche come overall potrebbe partire Delaney, ma ora vediamo. Quindi voi consigliatemi qui sotto, soprattutto se state vedendo il video in live, io me lo vedrò assieme a voi quando esce, quindi abbiate paura che vi osservo se commentate cose brutte. Per il momento direi che possiamo andarci a giocare anche la semifinale e poi speriamo, mi gratto, la finale di questo torneo estivo e poi si farà sul serio, perché la Bundes è tutta un'altra cosa, le partite ufficiali saranno tutta un'altra cosa rispetto a queste amichevoli che ci allenano, ma neanche troppo. Però attenzione prima del Benfica, perché ci arriva un'offerta di 30 milioni dal Paris Saint-Germain, offerta che possiamo anche alzare, già è più alta di 5 milioni rispetto a quanto vale Shinji Kagawa. Però chiaramente possiamo alzarla un po' di più. Io qui non sono andato a rifiutare subito perché so che il Paris può spendere e so che Kagawa è più sostituibile di quanto possano essere altri giocatori. Quindi andrei un attimino a parlare con il rappresentante qui del PSG e alziamo un po' l'offerta. Nuova offerta per il cartellino. Si parlava di 44 lì e io vado a chiedere 44 tondi tondi a questo punto. Non può offrire più di 35. 30 iniziali, 35. Io a questo punto, se proprio non puoi fare muro contro muro, anche se è un altro tentativo, lo faccio. 42 anziché 44 ci arrivo, altrimenti non ho quest'urgenza, anche e soprattutto economica, di privarmi di un giocatore come Kagawa, e quindi non è un problema. Anche se loro dicono che va bene, vanno bene questi 42 e quindi li pagheranno. Adesso vediamo cosa dice Kagawa. A questo punto, a maggior ragione, se il trequartista doveva essere uno, consigliatemene due, un titolare e poi uno che potrebbe subentrare. Old Trafford, Benfica contro Borussia Dortmund per la semifinale dell'European International Cup. Oggi però le sensazioni non sono state le stesse che abbiamo vissuto fino a questo momento, perché infatti se il girone aveva sorriso a Marconi non si può dire la stessa cosa di questa semifinale, che parte così con questa doccia fredda. Segna Salvio al minuto numero 9 e segna nello stesso modo del gol che avevamo preso da Rowley contro l'Arsenal, proprio perché vi stavo dicendo che si soffre molto su quel palo lì e quest'anno di gol così se ne prendono. Purtroppo il Borussia non riesce a reagire, questa è una caratteristica che sta emergendo. Quando va sotto raramente rimonta e infatti finisce 1-0. Quindi si ferma alle semifinali l'avventura di Freiburg
Federico Marconi in questa European International Cup, lui che nelle carriere precedenti ne aveva vinte diverse di queste competizioni estive, è chiaro che vanno prese con le pinze, ma proprio per questo motivo contro una squadra che non giocava prettamente con i titolari si doveva fare di più e quindi ovviamente bisognerà correre ai ripari con il calciomercato. Quindi si è chiusa in semifinale la nostra avventura in questo torneo estivo. In realtà io vi ho buttato tanta carne al fuoco prima di questa partita contro il Benfica e molte mie impressioni si sono poi rivelate sbagliate in questa gara qui. Ve l'ho detto, per carità, questa coppa era da prendere con le pinze perché poi la difficoltà della Bundes sarà superiore e proprio per questo mi preoccupo perché contro il Benfica ho visto un centrocampo lento, molto lento, e questo mi ha fatto pensare che cosa? Che Kagawa, lo abbiamo visto, potrebbe partire. A quel punto bisogna risistemare un po' di cose, così come direi che a centrocampo ci vuole un po' più di spessore, intanto di velocità, perché ho visto un centrocampo lento, ma un po' più di spessore e di carattere, ed ecco perché il budget, dato che non ci manca, sto pensando a un ritorno anche un po' romantico al Dortmund e potrebbe trattarsi di Gundogan. Questo è il mio pensiero, adesso magari vado a formulare l'offerta o anzi no, voglio prima sapere la vostra. Nel frattempo lasciate un like, un commento qui sotto, iscrivetevi se non lo siete ancora, altrimenti attivate la campanellina per stare sempre aggiornati sulle notizie, sulle news dei nuovi video in uscita, seguitemi su Instagram, cosa molto importante per stare ancora sempre aggiornati anche lì. E che dire, siamo tornati, ma soprattutto siamo soltanto all'inizio. Un bacione, never give up e bella regata.